Sinergo ha rischiato di fare dei danni incommensurabili e pur capendo che del video di Falcus siano passati solo l'incazzatura e la frustrazione, sono dell'opinione che quella rabbia avrebbe dovuto far capire quanto dannose potessero essere quelle parole. La computer grafica e gli effetti visivi in genere richiedono il giusto tempo per essere raffinati e definiti con cura, quindi ne viene da sé che giudicarne la qualità da un trailer è quanto di più superficiale si possa fare. Affermando di essere disegnatore, dovrebbe sapere quanta competenza e quanto impegno serve per arrivare al risultato finale. Eppure qui ci troviamo davanti a delle critiche che hanno per base un video promozionale, un prodotto incompleto. Tutti a dire che un film si giudica solo dopo averlo visto, e poi quando uno youtuber prende di mira un elemento chiaramente non completo a seguito di 30 secondi di video, in pochi fanno notare che è un approccio leggermente scorretto. Qui non c'è nulla contro la persona, è che secondo me bisogna guardare prima di giudicare. Ho avuto la fortuna di poter vedere il film in anteprima stampa a Milano, ma ho aspettato che uscisse anche nelle sale ed avesse l'impatto che vi immaginavo dopo la visione per dire finalmente questa frase: gli occhi di Alita sono bellissimi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Anime Manga Ita. Io sono Italo e tranquilli, non commenterò di nuovo il video di Sinergo. Questa è semplicemente una recensione su Alita. Anzi, se vogliamo, più un commento. Vi ricordo come sempre di farmi sapere la vostra sotto qui nei commenti, di lasciare un like nel qual caso il video vi piaccia e di seguirci su Instagram. Trovate il link in descrizione. Detto questo, che i giochi comincino. Quando ho scoperto che James Cameron si era interessato sin dal 2000 alla produzione di un film ispirato alla serie di Yukito Kishiro, avevo circa 16 anni e la lettura del manga mi era rimasta dentro per un'intensità non comune per il genere a cui si ascrive. La ragazza Cyborg vive scontri a cardiopalma ed è dotata di incredibili capacità belliche, eppure ciò che la rende particolare è tutta una fila di temi a cui è sottoposta dall'evolversi delle sue vicende personali. Kishiro opera con il preciso obiettivo di definire per la sua protagonista una storia ricca di pathos e riesce nel suo intento grazie a quanto l'eroina riesce a essere memorabile ed empatica. Avendo amato i suoi Terminator ed essendo consapevole del perfezionismo visivo di Cameron, grazie all'allora recente uscita di Avatar, la prospettiva che potesse essere proprio lui a dirigere l'adattamento di una serie tanto intensa e particolare era decisamente allettante. Sono passati quasi 20 anni, al timone è stato posto Robert Rodriguez e oggi che finalmente è uscito nelle sale, critica e pubblico si sono dovuti rendere conto, nel bene e nel male, che dietro a questa trasposizione ci sono impegno, sudore e passione. Da Zalem, gigantesca città sospesa nel cielo, viene lanciata in una discarica la testa di quella che sembra un cyborg donna. Il dottor Ido, chirurgo specializzato in riparazioni robotiche, la rimette in sesto dopo averla ritrovata e le dà il nome di Alita. L'incipit è letteralmente uguale al manga. Ciò che è stato modificato sono l'ordine temporale degli eventi, uniti per rientrare nei tempi di un film, e alcuni personaggi. È un male? Per quanto si possa essere attaccati alle storie, io credo che in una trasposizione sia importante mantenere l'identità del materiale originale, ciò che l'autore vuole trasmettere. Finché si rispetta quella volontà, l'importanza della storia è relativa. Non è fondamentale che sia fedele, bensì che funzioni. E se racconta qualcosa di nuovo, tanto meglio. Diventa un'occasione per osservare un nuovo punto di vista su quello che ci piace. Alita Angelo della Battaglia è proprio l'Alita secondo Cameron e Rodriguez. Se la mano del regista messicano si sente nelle coinvolgenti scene d'azione e nell'impostazione di un ritmo veloce dettato da inquadrature mai troppo lunghe, quella del canadese traspare da una sincera intensità nell'affrontare le tematiche strettamente legate alla cyberguerriera. Alita brilla al centro della scena grazie ad una scrittura convincente che mette davanti allo spettatore la sua disperata ricerca di una risposta alla domanda "chi sono?". In un mondo in cui il corpo non ha più un reale valore e viene cambiato come un paio di scarpe, mantenere la propria identità diventa difficile perché è molto più semplice modificarsi e diventare qualcun altro. Dopo aver perso la memoria, l'eroina si ritrova circondata da una realtà che non riconosce, eppure non manca di dimostrare una genuina curiosità nei confronti di ciò che la circonda. Il panorama della città di ferro la affascina, con i suoi edifici tutti rovinati e le strade polverose, e il suo contatto con il cibo illumina
Sofia immediatamente su quanto di umano ci sia in lei. Lo stimolo più forte, tuttavia, viene dal combattimento. Quando può menare le mani, Alita appare subito viva e coinvolta, come se stesse facendo la cosa che più le piace. Tutto il film ruota attorno alla ricerca di un'identità che viene costruita all'interno della storia. Compiendo le sue scelte in base a ciò a cui si lega, la cyborg aggiunge un pezzo al suo io e divenne lentamente sempre più completa. Anche se diversi dialoghi e la necessità di comprimere tutti gli eventi della prima parte del manga diminuiscono la presenza scenica di diversi membri del cast, Alita riesce a risaltare rimanendo intatta nel venire portata sul grande schermo. È davvero difficile non riuscire ad empatizzare davanti alla sua lotta per l'affermazione, soprattutto perché alla forza delle sue azioni si aggiunge un ragionato motion capture capace di rendere Rosa Salazar ancora più bella di quanto non sia per la stragrande maggioranza del film. Chiariamolo subito, gli occhi non sono così perché Rodriguez pensava che nello stile manga si fanno in questa maniera. La ragione è spiegata nel film ed ha anche valore all'interno della trama, per cui ancora una volta è bene guardare prima di pensare. Tolta di mezzo la questione, la grandezza delle orbite così naturale da far rabbrividire ha invece giocato un ruolo fondamentale nel trasmettere l'emozione delle scene. Le espressioni della Salazar, sia di gioia che di tristezza, vengono amplificate dalle modifiche al volto al punto di trasmettere le sensazioni di Alita senza il bisogno di usare le parole. È un uso interessante dello strumento perché è pensato per enfatizzare la recitazione e diventarne quasi parte integrante. La vedi piangere e vieni investito da un treno in transito per quanto è convincente e naturale. Alita è fatta di metallo, ma mantiene una forte umanità, così come quegli occhi sono chiaramente artificiali, pur trasmettendo nelle scene più importanti l'intensità emozionale della protagonista. Cameron è sempre stato all'avanguardia in termini di sperimentazione sugli effetti visivi e il livello delle persone di cui si circonda è sempre stato piuttosto alto. Al film hanno lavorato in totale 15.000 persone con un budget di 150 milioni di dollari e si vede. Guardare Angelo della Battaglia significa assistere a 2 ore di ambientazioni suggestive e combattimenti fighissimi inframmezzati a una storia di formazione interessante che non invecchierà mai. Per essere giusti, però, bisogna anche dire che non è privo di difetti. La scelta di condensare un intero arco in 2 ore è sì in un certo senso forzata, ma porta anche a privare di attrattiva personaggi come Hugo, che non potendo venire ben approfondito in mezzo a vicende da cui era escluso nel fumetto originale, sembra voler salire a Zalem più per un desiderio di cambiare vita che per l'ossessivo bisogno di diventarne abitante. Quella morbosità che metteva in discussione l'importanza dell'amore davanti allo status e al materialismo viene meno, e con essa anche quanto c'era di crudo e disturbante nei primi archi. Scompare ad esempio il folle mangiatore di cervelli Makaku, comunque sostituito dal sempre mostruoso Greywishka. Non è che non ci siano delle sane dosi di violenza, ma del regista di Al tramonto all'alba e Macete qualche cervello mangiato ce lo si poteva anche aspettare, soprattutto perché avrebbe anche contestualizzato di più lo squallore dell'ambientazione. La città di ferro vive nelle inquadrature più suggestive, ma il contrasto tra lo squallore della superficie e la maestosità invisibile di Zalem, così centrale nei discorsi del manga, si sente poco. Anche con i suoi difetti, comunque, Alita è un film che sa affascinare perché è realizzato con amore e voglia di portare al cinema una bella storia. Il corpo che Rodriguez e Cameron hanno preparato per la bella Alita è maestoso fuori e solido dentro, con tanti cari saluti a chi pensava che fosse l'ennesimo flop. Io vi saluto qui, consigliando di andare a vedere Alita nelle sale finché è ancora disponibile, in quanto si tratta di un'esperienza da vivere assolutamente al cinema, e vi rimando ad un prossimo video, molto probabilmente sabato. Per il momento, see you Space Cowboys!